Ciao a tutti ragazzi, un saluto agli amici di YouTube, un saluto agli amici di Facebook, un saluto agli amici di carcinoma epatico anche, se li dimentichiamo troppo spesso, invece sono stati i nostri primi fans, carcinoma epatico. Secondo frutto della rubrica, del secondo estratto della giornata, della rubrica Estate in Salute, lo chiamiamo giallo-nero estate, ed è formato da tre albicocche, due pesche, i mirtilli e un limone. Il mirtillo ha la mirtillina, ha il fosforo, il calcio e il manganese, la pesca ha il calcio, il potassio, la vitamina C e il beta carotene. La pesca è ottima per integrare la perdita dei sali minerali. Poi abbiamo l'albicocca che ha la A, la C e il potassio e il limone che ha la C, che è drenante e che fa molto bene. E quindi adesso noi andiamo a provare anche il giallo nero estate. Il nome è fantastico, giallo nero estate. Dobbiamo stare attenti perché non ci deve finire assolutamente. E anche un pezzettino di osso. Di osso rimane lì, rischia di rovinare la centrifuga. Stiamo lavorando con la nostra centrifuga Philips, lo ribadisco, sono tutte balle quelle che dicono che la centrifuga scalda. La centrifuga scalda e ossida come gli estrattori verticali e come la Angel, uguali identiche. Io li ho tutti, io ho la Angel orizzontale, estrattore orizzontale, il migliore sul mercato. Oversapen che è uguale a identica a Auron come meccanica, quindi migliore sul mercato, estrattore verticale, e uso sin dall'inizio della mia storia, uso questa bellissima, fantasticissima centrifuga della Philips. Questa è la 1000 watt che in questo periodo io sto consigliando perché in super sconto è 1000 watt in acciaio. E poi ho visto che ha delle particolarità in più rispetto a quella più piccolina da 700 che è la mia vecchia e in sconto di 80 euro l'abbiamo pagata 156 invece di 228, una roba del genere. Comunque adesso procediamo, direi di fare così, questo le mettiamo subito quando la macchina è bella pulita. Poi ci mettiamo questo. Guardate ragazzi, quasi quasi con un solo giro si fa tutto. Non voglio dire un solo giro. Sento l'odore dei mirtilli e vedete, questa macchina qui è molto più pratica e veloce dell'altra, no? Delle altre, proprio è un abisso. Io uso sempre la centrifuga, spesso e volentieri, quando ho fretta. Questo è l'ettengo per la vitamina B17, lo sapete? Ecco, guardate ragazzi, questo è il nocciolo che c'è dentro. Questa è la vitamina B17, il veleno che cura il cancro. Io non la uso però, eh? A me non piacciono quelle cose. Quando mi sono andato a formare la vitamina C6 ho trovato molte contraddizioni e quando io trovo delle contraddizioni alle quali non trovo logica e spiegazione, se posso non lo uso. Filtriamo come facciamo sempre perché io amo filtrare la roba, i succhi verdi. Voi volendo potete non filtrarli. Però non filtrate, rimane più corposo, magari piace anche di più, non è da dire, perché ad esempio questo qui non mi sembra. Che sapore agrodolce, questo va chiamato agrodolce.
cos'è che gli dà il dolce? Mirtilli? Perché la pesca è un po' agra anche lei, l'albicocca anche. Pian piano passa tutto. Così ragazzi, qua va tutto bene, pare che l'estate stia arrivando, speriamo bene. Noi da una settimana siamo in coliche renali perché stiamo cercando di buttare fuori dalla renella che si è mossa dopo che ci siamo messi a usare la tisana rosmarino. Tisana rosmarino, mi dicono, ho scoperto dopo, che lo usavano all'antichità per far abortire. In media naturale per abortire usiamo il rosmarino, non so se è vero. Però l'ho letto in 2-3 posti, me l'hanno detto 2-3 persone. Ale, come vedete, guardate quanta poca fibra fa questa macchina. Confronto alla Versapers, ad esempio. Ne fa veramente poca, eh? Anche l'Angelo non ne fa molto, sono quei verticali lì, ma il motivo c'è, che poi il motivo c'è per il quale questi verticali qui fanno più fibra degli altri, cioè, non ci vuole mica un'enciclopedia. Questi qui non si sa bene perché, probabilmente perché sennò non funziona, sono costretti a tenere i buchi del filtro grandi, guardate che buchi grandi che ha questo filtro. Adesso sì, io vi apro la mia centrifuga, adesso non la vedete perché me la devo pulire, perché se no Marco mi segui qua nel lavandino tutto sporco, anche te, porca porca, se vogliamo far vedere a tutti che abbiamo uno sporcista comunque, sì, dobbiamo farlo lì. Ecco, guardate ragazzi, guardate. Ecco perché la Versapers e i verticali fanno la cosa e queste non la fanno. Vi vado a prendere anche il filtro, intanto fagli un bel primo questi due, va. Fagli capire il motivo per cui di là passa la fibra qui. Sono costretti a usare quei buchi lì, non credo che lo facciano di loro spontanea volontà. Probabilmente queste macchine che lavorano verticalmente non sono capaci di lavorare con buchi così fini. Probabilmente non passa di qua, si inceppano. Hanno bisogno di buttare fuori, all'esterno. Bene, amici. Il giallo nero estate. Vediamo se anche questo è very good. Vale, 30% di taglio. Una mescolatina. Questo è immenso. Il mio piccolino è sempre qui, adesso che ci dovrebbe essere, non so. Assaggiamo il giallo nero estate, ragazzi, vediamo cosa si dice il giallo nero. È bello denso, ne faccio un po' anche a te, Marco, giustamente. Giallo nero estate, due pesche, tre albicocche, un limone e... oh, che mi danno bene il nome. E i mirtilli, ho dei blocchi psicologici ogni tanto.
buono anche questo. Si sente troppo il limone, allora correggiamo la ricetta in corsa, facciamo mezzo limone. Mezzo limone ed è buonissimo. Buono anche questo, c'è troppo limone, qui ci va mezzo limone, due pesche, tre albicocche, mezzo limone e una ciotolina di mirtilli. Dall'Irca, very very good, forever, vi amo. Estate in salute.